Il Divin Duvan è ritornato dopo una bellissima stagione con l'Atalanta. Ha ricevuto questa versione con 82 di rating oro raro. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella player review di Duvan Zapata 82 base, ragazzi, perché comunque è iniziato da poco il gioco e quindi ovviamente per ora porteremo versioni base dei player. E questa carta, allora, non mi ha colpito tantissimo, ma non è nemmeno scarsa. E prima di iniziare, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate qui sotto con il giocatore che state utilizzando in questo inizio FIFA, commentate col vostro giocatore preferito anche con l'hashtag NMF, iscrivetevi al canale, condividete e mi piace alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram e in descrizione troverete anche il link al nostro gruppo Telegram. Allora, devo dire che è una carta con delle pecche abbastanza evidenti, tra cui assolutamente l'agilità e l'equilibrio. Purtroppo è un giocatore molto molto macchinoso, ma non è proprio un pezzo di legno. In alcune circostanze riuscirà a girarsi, ma sempre se avrà lo spazio necessario per farlo. Se sarà marcato, sarà davvero difficile girarsi con lui, magari in aria, per andare al tiro di conseguenza. E devo dire che il tiro è un valore interessante, soprattutto in carta, ma lo è anche in game. Nonostante il long shot in carta è davvero basso, con un 64 in carta, devo dire che a parer mio è abbastanza falso quel 64, perché ragazzi, dalla distanza non è preciso al 100% ovviamente, ma tira delle bombazze incredibili, ragazzi. Soprattutto di destro, il mancino un po' meno, anche se comunque il mancino per mio è assolutamente un pro, ragazzi. In area non ha nessun problema a finalizzare anche col piede debole. E devo dire, appunto, il tiro in area mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta tantissimo la potenza tiro che è 86 in carta, ragazzi, tira delle bombe assurde. Poi il work rate unito al posizionamento gli permettono di restare molto più in attacco, alto in attacco e medio in difesa. Il passaggio, ho voluto inserirlo tra i contro con una stellina, ragazzi, perché ho notato che in questo FIFA, in questo FUT, anche gli attaccanti devono saperla passare bene. Lui purtroppo a volte riesce a passarla bene, altre volte no. Diciamo che sono più le volte che la passa male che non il resto. Velocità, niente di che, sinceramente. Si riesce ad inserire solo se magari riesce a saltare la marcatura, riesce ad eludere la marcatura avversaria. La forza assolutamente notevole, è un armadio praticamente, e riesce a reggere i contrasti fisici abbastanza tranquillamente, ma per via dell'equilibrio purtroppo a volte si sbilancerà proprio nei contrasti. Il colpo di testa è buono, ma a parer mio non è proprio un pro, anche per il mio stile di gioco. Comunque io sono uno che non fa tanti cross, di conseguenza non sfrutto appieno magari il colpo di testa di Zapata, che in generale è appunto buono. Come alternativa vi dico Belotti, Lukaku, Rebic e come alternativa in un'altra lega Icardi. Come stile intesa io l'ho provato col base, ma vi consiglio tipo un finalizzatore e un predatore. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, un 3.5, perché abbiamo Ilic e Gomez a dargli una doppia intesa. E anche Muriel quest'anno gli dà addirittura tripla intesa, quindi 3.5, anzi quasi 4, ci sta ragazzi, ma sempre ad inizio FUT. L'ho provato in divisione 6, ragazzi, sono in divisione 6, se la cava molto molto bene. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7 pieno. Se lo merita perché comunque i gol li fa e ne fa tanti. Riesce a effettuare un minimo di passaggio decente una volta ogni tanto e la forza è assolutamente notevole. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale, così vi spoglio. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.